l'ottava tappa del Giro d'Italia, che tocca a Napoli partendo prima da Piazza Plebiscito per poi incamminarsi per la partenza ufficiale da quello che è stato il lungomare liberato. Una tappa di 153 km, ottava tappa del Giro d'Italia, che toccherà non solo Napoli ma anche i Campi Flegrei, in particolare quelli che sono i comuni di Pozzuoli, di Bacoli, di Monte di Procida e anche di Giugliano attraverso Lago Magra. 153 km impegnativi con ben 4 giri della salita del Monte di Procida. Ed ecco che vediamo passare proprio verso Pozzuoli, all'altezza dell'Anfiteatro Flavio, la scia di auto. Ottava tappa del Giro d'Italia, e vedete le nostre spalle, con l'Anfiteatro Flavio alle spalle, passato il primo gruppo di corridori del Giro d'Italia, ottava tappa Napoli. Giro d'Italia a Napoli, tappa di Pozzuoli, Anfiteatro Flavio. Ecco questa bellissima immagine di amicizia tra due corridori. Questa è stata una splendida occasione per chi in questi giorni si trovava a Napoli o nei Campi Flegrei, ospite di questa terra, per poter ammirare questa tappa del Giro d'Italia. Ma c'è un'altra manifestazione importante, un'opportunità importante per tutti i turisti che albergano tra Napoli, Pozzuoli e la provincia di Napoli, quella di poter visitare questa sera i principali musei della città, pagando solamente un euro per il biglietto d'ingresso per una tappa serale dei nostri musei.